Il 6 dicembre il duca e la duchessa di Sussex riceveranno il premio Ripple of Hope di Robert F. Kennedy per i diritti umani. Neil Gardiner, commentatore britannico ed ex aiutante del defunto primo ministro britannico Margaret Thatcher, ha affermato che il duca e la duchessa di Sussex dovrebbero essere privati dal re Carlo III rapidamente e con decisione dei loro titoli reali dopo la figlia di Robert F. Kennedy, cara Kennedy, ha elogiato Meghan e Harry per aver fatto le loro dannose affermazioni di razzismo e abbandono nei confronti dello studio durante il loro incontro bomba con Oprah Winfrey l'anno scorso. Gardiner ha scritto su Twitter, un insulto alla monarchia britannica. Meghan e Harry dovrebbero essere privati dei loro titoli reali in modo rapido e deciso. In una recente intervista, la signora Kennedy, nipote del defunto presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, ha affermato che i Sussex hanno sfidato la famiglia reale della struttura di potere con le loro critiche pubbliche allo studio. La signora Kennedy, la cui associazione The Robert F. Kennedy Human Rights assegnerà il gong Ripple of Hope ai Sussex il 6 dicembre, ha detto a The Telegraph parlando dei successi di Meghan e Harry, sono andati alla più antica istituzione nella storia del Regno Unito e hanno detto loro cosa stavano facendo di sbagliato, che non potevano avere un razzismo strutturale all'interno dell'istituzione, che non potevano mantenere un malinteso sulla salute mentale. Dopo aver detto che i Sussex hanno il coraggio morale per discutere di giustizia razziale, ha aggiunto, pochi avrebbero il coraggio di mettere in discussione i loro colleghi, la famiglia e la comunità sulla struttura di potere che hanno mantenuto, e questo è ciò che hanno fatto Meghan Markle e il principe Harry. Dopo la trasmissione dell'intervista della signora Winfrey ai Sussex.